Bene gatto, sono sognato. Oggi le facciamo spaghetti tarantina con le cozze. Bene chiamata con le cozze. E allora, e mettiamo le cozze a scoppiare. Mettete qua. Mettiamo le cozze a scoppiare. Due. Cozze. Prima si scoppiano le cozze. Senza acqua. Accendiamo il fuoco, ora vediamo se il pettorino sul fuoco perché qua. Guarda, chisso. Ma povero Dio. E chi sono già? Dai, hai sotto perché non so quando mi arrivo fuoco. Buca se l'hai sotto. A domani. Ecco. Ma io non lo posso fare, ma ecco qua, è fattorito. E mettiamo le cose a scoppiare, qua. Mettiamo qua e aspettiamo che si aprano. Ai sotto e ci vediamo dopo. Le cose ancora si devono aprire, qua, perché siamo fuori. Ora io che sento le suonate, ma qua è che suona? Apri qua, hai sotto e ci vediamo dopo, perché vediamo chi è. Hai sotto, hai sotto. Ah, è mio frate, è mio frate. Apri il pettone, apri il pettone. Ah, cara, mi vado a trovare mio fratello, che stiamo facendo la pasta di cuore. Buongiorno. A tavola c'è stasera e mangiamo tutta zia. A tavola c'è stasera, no? Ciao! Che tu che c'è? Bene gatto! Bene gatto. Buongiorno, Ciao! buongiorno. Aiuta che c'è il coso in capo, da a vedere se il sonno può. Dai. Ora dobbiamo aspettare che si aprano le cose, eh? Dobbiamo aspettare che si aprano, appena che si aprano. Che ci vediamo dopo, hai sotto. E allora, le cozze sono aperte, visto? Sono di quasi tutte aperte. E ora bisogna fare, aspetta, asciutto qua. Bisogna fare ora questo il lavoro qua. Che si aprono, che si prendono le cozze, così. Si aprono. Che si prendono le cozze, ma ancora che sono calde. Quando facciamo ora questo il lavoro qua, dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Adesso dammi e ci vediamo dopo. Le cozze sono ripulite di così, queste di senza scorcia, guscio, e queste metto con il guscio. L'acqua si passa perché c'è terra, così. Andiamo a vedere se tu passa il suo governo qua. L'acqua si passa, quando non passa tutta è che si butta. Alcanziamo di ecco qua. Così. Si passa. E un poco di acqua si mette qua. Così. E questa possiamo rilasciare. Ora che mettiamo la pentola sopra per fare la pasta. Adesso ci vediamo dopo. Mettiamo l'acqua per la pasta. E ci mettiamo un pochettino di acqua di cozze, così, nella pasta, ecco, così. Il sale, che qua dobbiamo cuocere la pasta, un poco di salato, un poco di sale, così, dopo assaggiamo del salato. E adesso ci possiamo preparare per fare
gli spaghetti tarantini e mettiamo questo qua. Ora vediamo se il tuo pettorito su cosa, perché io non lo so. E il pettorito, un po' di olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, che è il suo pazzo, un pesce che è pia, ecco qua, così, un po' di olio d'oliva, extravergine, ancora che viene il tempo di fare l'olio, a ottobre e novembre, così, e aspettiamo che si riscalda, dai su e ci vediamo dopo. Allora, quando l'olio è caldo, si mette l'aglio, così, si mette un pochettino di aglio e si fa rosolare l'aglio, così. Quando l'aglio diventa biondo, bello biondo come mia, con l'occhio celeste, che non ha bruciato, biondo, così, ci mettiamo le gocce, così. Bene, bello biondo. Si mettono le cose, così. Tutto, perché siamo assai. Ecco. Così. E se vanno gnanciare. Si prende pure il pepe, non so di speranza, chi sa che è, chi sa che aspetta, non se ne andiamo avanti, io non lo so, dove sono, ma, ecco qua, apriamo il pezzo e mettiamo spezie, ci vuole accattare le rese perché ti sposi, e ci andiamo a casa a manare, ah, ecco qua. Però chi è che vuole mettere il peperoncino e ci può mettere il peperoncino? Attenzione, ah! Ecco! A questo punto bisogna mettere un po' di vino bianco. Ora, siccome la macchina c'è il calo vino bianco, aiutiamo e ci vediamo dopo! Mamma, sono allora, questo è vino bianco per metterlo nelle cose. E apriamo questa bottiglia di vino perché non abbiamo a bere. Ecco, e ci mettiamo su, io un manafino a caso, com'è? Sale, vieni su tu un po' la parola tu, quando si arriva per una bottiglia di vino, ma che è questo, cosa l'ha acciato? Ma che è campato? Ecco la foto, e siamo tre. Siete ignoranti voi, si fanno così qua. La gente, c'è, ma dove si fa, chef? Ma no, su questa mattina. Nel buco. Ma è un po' come là. Oggi è, papà, pensaci tu, vieni qua, tu sei giovane, vieni qua. Va buono, sta bruciare i cuori. Capito, capito. Perché che è tu ci tagliamo su. Così possiamo fare. No, ma sta cosa bruciare i cuori. Non c'è sbatana, aspetta, ci penso io. Vada, ma che fa? Aspetta, oh, tavolo, questa è la pelle. Ci penso io, chef. Ma che sta per fare, beh? Adesso non passa. Mettiamo vino bianco qua, così. Vino bianco. Ecco, così. E facciamo cuocere. Facciamo cuocere. E ci mettiamo l'acqua che abbiamo filtrato prima, bella pulita senza tempo. Un po' di acqua. Così. Ecco. E lasciamo cuocere le cose. E un po' di pezzetti. Non ne ho fatto così. Ecco. E pezzetti. Così. Lasciamo evaporare tutto.
E a questo punto, quando bolla l'acqua, ci buttiamo la pasta. Adesso dame, ci vediamo a tappa. L'acqua bolla, faccia bella là. L'acqua con un po' di acqua di cose di quelle che abbiamo fatto prima. Ora buttiamo la pasta. Un chilo e mezzo di pasta. Ecco qua. Porta qua, cosa? Oh, queste non sono i spaghetti, attenzione, queste sono le linguine, perché avevamo chiesto e ne mangiamo qui. Un chilo e mezzo, ecco qua. Ora, siccome è troppo nella pentola, per non farla attaccare ci mettiamo un pochettino di olio, così. Prendiamo un pochettone, cava, pimento, ecco. Appena è pronta la pasta, questa vuole 11 minuti. E qua c'è la salsa di cozze, vedi? Così, appena è cotta la pasta ci vediamo. Ai soldi ci vediamo dopo! La pasta è cotta e la possiamo riscolare. La mettiamo qua nelle cozze, un poco, così. E aspettiamo che asciuga. Ai soldi e ci vediamo dopo. Ai soldi e ci vediamo dopo. Ai soldi, ai soldi. Ecco qua. La pasta è pronta per essere impiattata. Ci mettiamo un po' di prezzemolo, così, e possiamo impiattare. Appena asciuga, 2 minuti, impiattiamo. Cerchiamo una cosa per impiattare la pasta, perché qua non ci sono mai niente. Va bene, apposta. Impiattiamo un pochettone. Va bene, ecco. Così. Ecco. Ci mettiamo un po' di cozze. Così. E un po' di pezzi. Ecco. Queste cose qua per decorare, così. E passa alla tarantina, è pronta. E pescia. Bene gatto. L'odore di prezzemolo, sotto tutto un altro sapore. Ecco! Ah, poi sapete, io la mangiavo. Vabbè, ci sentiamo troppo. Io la mangiavo la pasta, il mousse, troppo bello. La pasta è venuta buona, il chef è stato bravo. Bravo chef! Mozzarella! Avvenuto però. Il chef. Bene ragazzo, ta salute, buon appetito.